Così giovane e coraggiosa, qualcuno potrebbe far pensare all'amichevole Spider-Man di quartiere, ma non siamo in un movie, bensì nella realtà. Una realtà dove un ragazzo di appena 20 anni ha salvato una donna dal suicidio e dall'indifferenza. Siamo sul Ponte San Carlo, nel quartiere Minonna, alla periferia di Iesi, dove appena pochi giorni fa stava per consumarsi un dramma. Una donna disperata, seduta sul guardrail con le gambe ciondoloni verso il Fiumesino, minacciava di lanciarsi cadere. Tanti clacson, chiamate al 112, ma solo uno è corso verso di lei per impedirle l'insano gesto. Nicola, cosa ha pensato in quel momento drammatico? Appena ho visto la donna intenta a compiere quel gesto così estremo, sono rimasto senza parole, non mi era mai successo, ma poi appena ho visto che nessuno stava reagendo, non stava intervenendo per salvare la donna, ho reagito d'istinto, mi sono messo a correre cercando di salvarla, così è stato e per fortuna è andato tutto bene. Lei non si trovava in macchina ma era a passeggiare qua nella zona di Minonna. Come sono andate le cose? Come ha fatto ad accorgersi di quello che stava per compiersi? Io mi sono accorto perché le macchine che si erano fermate avevano iniziato a suonare il clacson insistentemente. Erano molte macchine sia da questo lato della strada sia dall'altro. La vicenda si è svolta alle mie spalle, quindi io mi sono girato, mi sono reso conto della situazione e ho reagito tempestivamente. Cosa le ha detto la donna quando si è riavuta e quindi quando è riuscita a portarla in salvo? In un primo momento era in un momento di shock, infatti non parlava tanto, poi tra sé e sé mormorava non si può morire in pace, come se il mio gesto non fosse stato gradito. Però dopo, in un momento di lucidità, appena l'ho portata in un posto sicuro, mi ha ringraziato e mi ha detto che sono stato bravo. Se non fosse stato per questo giovane eroe per caso, uno studente di ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, la storia che stiamo raccontando avrebbe avuto un epilogo molto diverso. Invece, grazie alla sua prontezza di riflessi e al coraggio, la donna, una sessantenne della zona, è stata salvata. Ma in questa storia a lieto fine c'è un'ombra scura che offusca i pensieri positivi di Nicola. Quello che mi ha spinto a reagire è stato proprio questa indifferenza generale che c'è stata e che mi ha lasciato anche molta amarezza, poiché vedere tutte quelle macchine ferme con gli automobilisti che si erano fermati e si sono degnati soltanto di suonare il clacson e vedere la scena dal finestrino mi ha lasciato molto amareggiato. Però fortunatamente è andato tutto bene, quindi sono contento di questo. Lo rifarebbe? Certo.